Silvio Formichetti volerà a Bruxelles per esporre 20 opere al Parlamento europeo. L'artista pratolano sarà in mostra dal 4 novembre prossimo con i Sentieri dell'Anima. Il catalogo che presenta la mostra contiene un saggio critico di Monsignor Carlo Micheli dal titolo Il Cantico dei Colori, che sottolinea l'interiorità fatta di meditazione, spiritualità e riflessione, non solo artistica. Devo essere sincero, io sono stato chiamato per questa esposizione, quindi anche per me è stata una sorpresa. Ovviamente si parla del Parlamento europeo, quindi l'importanza c'è. Ora, la mostra comprende un corpus di circa 20 opere di media dimensione e appartiene comunque ad un ciclo che ormai seguo da tempo, da molti anni, un ciclo molto intimista, personale, dalla matrice spirituale. La mostra è stata presentata ufficialmente questa mattina nella sala del Consiglio Comunale di Pratola Peligna, alla presenza del sindaco di Pratola, del sindaco di Sulmona, della senatrice Paola Pelino e dell'assessore provinciale alla cultura Marianna Scoccia, a testimoniare come Formichetti non sia patrimonio esclusivo della Valle Peligna, ma dell'intera regione, che ormai ha superato con questa mostra anche i confini nazionali. Circostanze vorrebbe che io dicessi è motivo di soddisfazione che è un pratolano, invece per noi Silvio è un patrimonio, come hai detto appena tu, della Valle Peligna, ma dell'Abruzzo intero. Ormai il suo livello, il livello che ha raggiunto grazie alla sua arte, al suo modo di esprimersi, è diventato, come dire, un livello molto superiore rispetto a quello che può essere di una singola comunità. Per cui noi ci vantiamo di essere il comune che ha dato i Natali e che oggi, ogni giorno incontra Silvio in piazza per le strade insieme alla sua bellissima famiglia. Ma in realtà siamo consapevoli che ormai lui è patrimonio di tutti, a testimonianza la presenza anche del sindaco di Sulmona, di tante altre personalità del territorio, perché in realtà l'arte è una cosa che non ha prezzo, ma soprattutto vale per tutti, quindi soprattutto è eterna, quindi tutto quello che Silvio fa, sta facendo oggi, rimarrà insomma nei prossimi anni, qualcun altro non so tra quanti secoli vedrà ancora queste opere, e quindi, come dire, siamo orgogliosi di poterlo vivere, di averlo conosciuto e soprattutto di dargli ancora tutto lo spazio che necessita. Pratola e Sulmona insieme per promuovere la cultura e non solo, e l'arte in questo caso. Prima dicevamo che Silvio Formichetti è un artista nato a Pratola, ma è un artista che è patrimonio di tutto l'Abruzzo e non solo. Qual è il messaggio che l'unione tra Sulmona e Pratola dal punto di vista culturale vuole lanciare in questa sede? Messaggio importante oggi dal punto di vista culturale, nel futuro anche dal punto di vista amministrativo come territorio. È in previsione sia a livello normativo che legislativo l'abolizione delle province, quindi la creazione di questi territori vasti. Io penso che le due realtà più importanti, che sono quelle di Sulmona e Pratola, debbano essere protagoniste nel rilancio di un'area vasta, che area vasta che naturalmente porterà poi all'attenzione soprattutto alla Comunità Economica Europea, quindi con la nuova programmazione dei fondi FAS, delle esigenze importanti di un territorio che è un territorio omogeneo sia dal punto di vista orografico, dal punto di vista paesaggistico, dal punto di vista culturale, sociale ed economico. Presentato questa mattina il video realizzato da Claudio Del Signore, regista di Report, che mostra una performance pittorica che vede protagonisti Formichetti e Teresa Rossi, pallavolista di Serie A, che ha collaborato con l'artista. Il video andrà in onda durante la trasmissione Passepartout, condotta da Philippe Daverio su Rai 3, presumibilmente a gennaio. Sicuramente per il nostro territorio, ma non solo per la nostra provincia, ma io credo proprio per il nostro intero Abruzzo, perché oggi Silvio Formichetti rappresenta uno degli artisti più noti dell'intero Abruzzo. È una figura molto importante, stiamo parlando di un grande artista che veramente si è fatto da solo e che noi istituzioni dobbiamo cominciare ad iniziare a valorizzare, non solo lui ma tanti altri artisti che sono presenti. Dobbiamo valorizzare i nostri talenti e i nostri artisti, perché grazie a loro che il nostro territorio viene conosciuto, tant'è che Silvio con la sua bravura e la sua tenacia sta organizzando a Bruxelles questa importante mostra e porterà al Parlamento europeo un pezzo del nostro Abruzzo, per cui noi non possiamo altro che dirgli grazie.